Per più di 10 km di strada e per circa un'ora e mezza di cammino, a piedi scalzi dal Duomo di Avellino in marcia fino al Borgo della Portella a Monteforte Irpino, ad attendere le centinaia di battenti vestiti di bianco, bardati con una fascia rossa, la statua della Madonna del Carmelo con il bambino tra le braccia, ingioiellata dagli ex voto. Una volta giunti nei pressi della cappella, i battenti percorrono gli ultimi metri di asfalto in ginocchio, un rito tra fede e tradizione che puntualmente da anni anima la comunità montefortese. In tanti stamani hanno partecipato all'evento, dagli anziani ai bambini, un atto d'amore e di fede per la Vergine. Sentire la gioia dell'affetto di una mamma e poterlo ricambiare sempre in ogni circostanza, nel servizio, nell'amabilità, nel rendersi utile. Sentirsi sulla strada, nel dire non cammino da solo, ma qualcuno sta con me ed è la dolce mamma del cielo. E ogni anno è sempre una cosa più emozionante. Quest'anno ne sono stati di più, sono venuti anche da fuori, siamo orgogliosi, è una tradizione che non deve mai finire, la portano da anni e quindi con gli anziani adesso stanno i ragazzi e io ringrazio tutti per questa manifestazione. Da quanti anni lei è presente a questa iniziativa? Ma sono 42-43. E che facciamo, cioè almeno io faccio questa devozione per la Madonna e ringraziando la Madonna ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Cosa l'ha spinta quest'anno a partecipare ancora? Questa è fede, c'è una grossa fede che c'è, è sentita nel paese e tra tutti i montefortesi. Questo è il giorno più importante di Monteforte per noi. Cosa vi spinge a questo sacrificio? La devozione per la Madonna del Carmine. Quindi uno lo fa con passione e con forza dello spirito per affrontare questa cosa. È la prima volta che lei... No, sono 40 anni. 40 anni? 40 anni. Come battente? Sì. Lei da dove viene? Io da Ravenna. Da Ravenna? Abito a Ravenna e tutti gli anni vengo qua per fare il battente. E alla Madonna del Carmelo cosa ha chiesto? Io? Grazie per tutti.